State bene? Sì, 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 sì. Tu come stai? Bene, bene. Grazie per aver chiamato così spesso nell'ultimo periodo. Fatto volentieri. Avrei voluto farlo di più, solo che sono stati mesi difficili. Ma dimmi di te, com'è andato il ritorno al lavoro? Bene, bene. Sì, e poi l'ultimo controllo in ospedale è stato molto buono. Sì. Ah, meno male. E già che c'era, ho fatto controllare anche lui? Sì, sì. Sì. Perché sai, le valvole si possono lesionare a chiunque. Certo, a chiunque. Questa cosa del cuore che ho scoperto adesso è incredibile. Cioè, sì. Può fermarsi così? Sì, così. Dovrei forse smettere di fumare. Che diciamo quella cosa del lavoro? La ragazza che mi sostituiva al lavoro ha fatto un mezzo casino, sì, perché si è innamorata di un cliente. Allora tutte le volte che questo tipo arrivava, lei si dimenticava di tutto il resto. E adesso? E adesso stanno insieme. Ciao, grazie. Il bar va? Tu invece il lavoro? Finché aumentano i divorzi, gonfia bene. A proposito, noi avremmo una cosa da dirti. Ci sposiamo? Ma l'hai detto da sola! Ci sposiamo! Sì. Meraviglioso! Cioè, sono davvero... Mm-hmm. Sì. È una notizia bellissima! Siamo felici anche noi, sì. È il momento giusto, no? E dove vi sposate? Pensavamo qui. Sì, dobbiamo ancora decidere la chiesa, sceglierla. Io vorrei che celebrasse un prete bravo, uno che ci tiene, uno che... Che la prenda un po' come se fosse, diciamo, quasi il suo di matrimonio. Questo è un po' difficile. Io ho una mia spiritualità diversa. Una spiritualità mia. La cosa più importante è trovare il modo di parlarci. Con chi? Con Dio. Eh? Cioè, trovare la propria maniera. E poi le cose vengono da sé. Noi preti non ne conosciamo. Papà è ateo, marxista e mamma è piena di fantasie.